Per gli onorevoli ladri ricordiamo che questa è una scuola e non una banca. Se pensate di voler fare un furto di cultura e per timidezza ritenete di farlo di notte, la biblioteca è posta a piano terra. Il volantino è stato affisso dal dirigente scolastico Ludovico Silvestri davanti alla scuola media Anna Frank di via Manzoni, che nel giro di 8 giorni ha subito 4 visite dei malintenzionati, fuggiti ogni volta a mani vuote anche grazie al sistema di allarme. Episodi che hanno comunque creato disagio, dai sopralluoghi agli interventi di riparazione di porte e finestre danneggiate. C'è ironia nelle parole del dirigente, ma anche rammarico e frustrazione per i continui tentativi di furto in un periodo in cui le scuole sono già alle prese con un anno decisamente difficile a causa dell'emergenza Covid. Purtroppo non ci si rende conto che il periodo è molto complicato e complesso e stressante. In più dobbiamo combattere anche queste cose e diventa veramente sconfortante. Per questo abbiamo pensato di fare questo avviso un po' così goliardico per cercare di sensibilizzare un po' la cosa, di far capire che poi alla fine in una scuola creano più che altro dei danni materiali, ma comunque in ogni caso non possono ricavarne neanche nulla perché non c'è nulla da rubare. Li abbiamo avvisati che in sostanza all'interno della scuola possono trovare solamente dei libri, quindi se di notte vogliono venire a studiare per me non c'è problema, posso anche lasciargli le porte aperte. Del caso si sta occupando la polizia.